È continuato nella notte e sta proseguendo mentre andiamo in onda il vertice a Minsk tra Ucraina, Russia, Germania e Francia per risolvere la questione nella regione. Parallelamente si svolge anche un incontro a livello di Ministero degli Esteri. I negoziati proseguono, hanno rivelato le varie delegazioni, che è quello di mettere a punto una dichiarazione sulla necessità di rispettare gli accordi di Minsk di settembre e il sostegno ad un piano per attuarli affidato allo stesso gruppo di contatto. Sarà quindi questo l'esito della giornata in una situazione certamente non semplice e nonostante nuovi combattimenti che si sono registrati nelle ore precedenti. E ricordiamo che prima di questo incontro c'era stato un colloquio telefonico tra Obama e Putin in cui il presidente americano aveva avvertito il suo omologo russo a cessare l'azione aggressiva. La sentenza di primo grado per il relitto della nave Concordia, in cui è l'unico imputato il capitano della nave, che è stato condannato a 16 anni di reclusione e a un mese di arresto, e dovrà pagare una moltitudine di milioni insieme alla società proprietaria della nave, ai parenti, al governo italiano, alla protezione civile ed alle associazioni ambientaliste. La notizia della condanna ha fatto il giro del mondo aprendo i principali siti online internazionali, dalla BBC alla CNN, hanno aperto con il verdetto del tribunale di Grosseto e naturalmente si aspettano nelle prossime ore le reazioni del diretto interessato e dei suoi avvocati. Nonostante l'arrivo della nuova società, arriva la 18ª sconfitta per il Parma. Ieri al Tardini si è recuperata la gara che non è stata disputata domenica nel quadro della terza di ritorno del campionato di Serie A a causa del maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna lo scorso weekend. I ducali sono apparsi troppo nervosi nella sfida persa contro il Chievo con il punteggio di 1-0, grazie alla punizione dello scaligero Zukanovic segnata intorno al 12º minuto della ripresa. Il nuovo proprietario ha promesso che verranno pagati tutti gli stipendi e rispettate tutte le scadenze economiche, cosa che non aveva fatto la precedente società romena. Con questo risultato gli scaligeri avanzano in posizione centrale di classifica, mentre i ducali rimangono mestamente ultimi.